Il 2 giugno festeggiamo il mercato di San Benedetto. Il mercato di San Benedetto 60 anni fa viene inaugurato sostituendo il mercato del Largo Carlo Felice e si merita di essere festeggiato. Il mercato di San Benedetto è il mercato più grande al coperto di tutta Italia e tra i più grandi di tutta Europa. Ha 200 box che sono sistemati su due piani per 8.000 metri quadri di coperto e ha una qualità del cibo, degli alimenti, una diversità degli alimenti e una freschezza dei prodotti che ormai è rinomata non solo tra i residenti ma tra tutti i turisti che vengono a trovarci a Cagliari e fanno una tappa appositamente al mercato di San Benedetto. Io penso che la qualità del cibo del nostro territorio, quindi praticamente a chilometri zero, e la cortesia degli operatori che sono la maggior parte del mercato da tanti anni e quindi proprio danno tutto quello che possono per accogliere il cliente al meglio, sono sempre disponibili per consigliare delle ricette, sono al servizio del cliente anche per la pulizia del pescato, per la consegna dei prodotti, ormai sono quasi tutti anche forniti di un commercio online, di un bancomat che può essere utile per i pagamenti per tutti quanti, quindi il mercato si merita proprio di essere festeggiato con la cultura, abbinando diciamo la cultura della nostra gastronomia, dell'ottima gastronomia locale, con la cultura di eventi musicali di livello che saranno appunto proposti dal Teatro Lirico con addirittura delle composizioni fatte apposta per la celebrazione del mercato di cui parlerà poi meglio Claudio Razzi e poi dei momenti di degustazioni e di show cooking che proprio utilizzeranno gli ottimi alimenti del mercato organizzati in tutto lo spazio che ci offrono i due piani, quindi l'ittico nel piano terra e la carne e le verdure disposte nel primo piano, che avranno diversi orari, quindi ci sarà il programma, nel frattempo trampolieri e giocolieri per i bambini e poi dei momenti musicali più commerciali organizzati chiaramente negli intervalli lasciati liberi. Quindi io penso che sia l'occasione per avvicinare chi non è abituato al mercato per venire a trovarci quel giorno e visitare anche gli altri mercati che per l'occasione saranno aperti dalle 7 alle 13, invece il mercato di San Benedetto sarà aperto fino alle 18. Io mi raccomando poi sempre di utilizzare i mezzi pubblici perché Cagliari ha una linea ottima e soprattutto molto efficiente, quindi le linee 6 ed M sono proprio quelle più comode e poi di utilizzare i parcheggi nelle strutture che sono a due passi dal mercato di San Benedetto, che sono quelle di via Manzoni, di Sant'Arenigedda e del appunto sotto il Teatro Lirico, sotto il Parco della Musica. Posso dire che nell'occasione della 60 anni del mercato di San Benedetto anche gli altri mercati cittadini hanno chiesto loro di poter aprire in quella giornata e di poter in qualche modo insomma partecipare a un evento che comunque li riguarda e che riguarda il principale mercato cittadino. All'interno del mercato di Santa Chiara in questi giorni vedrà anche la definizione di una procedura di gara per l'assegnazione di uno spazio all'interno, le domande sono pervenute, dovranno essere valutate, quindi si appresta ad un passo importante nella sua
vita, nell'offerta dei suoi servizi. All'interno del mercato di Santa Chiara il conservatorio svolgerà un'attività di animazione musicale con delle performance che poi saranno illustrate. Noi partecipiamo in particolare con due appuntamenti. Il primo si svolgerà il mattino alle 11 e consisterà in una performance straordinaria, bellissima, particolarmente coinvolgente, così l'abbiamo voluta, per un pubblico che giunga lì anche, diciamo, per partecipare a una festa popolare. E protagonista di questo primo concerto sarà il nostro percussionista straordinario, che è Filippo Gianfriddo, che presenterà 4 brani con un concerto della durata di circa mezz'ora. Ed in particolare vi segnalo che ha sentito, diciamo così, il piacere ed il bisogno di realizzare una nuova creazione, una nuova composizione dal titolo Mercato SB60, proprio dedicato a questi festeggiamenti per il mercato di San Benedetto. È un concerto, il primo, molto bello da ascoltarsi e anche da vedersi, perché il percussionista suonerà una marimba e poi avrà a disposizione una serie di percussioni dai suoni tutti affascinanti, anche multietnici, che vi faranno vivere, diciamo così, una specie di giro intorno al mondo musicalmente parlando. Questo è il mattino, quindi musica, musica di festa. Musica di festa anche il pomeriggio, mi pare che l'orario sia alle 18. Le 17. Alle 17 saremo presenti con un quintetto di ottoni, che è composto dai professori Lorenzo Panebianco al corno, Vinicio Allegrini alla tromba, Luigi Corrias alla tromba, Luca Mangini al trombone, Claudio Lotti al basso tuba. Anche qui parliamo di musicisti solisti, tutti quanti straordinari, sono per lo più prime parti della nostra orchestra, che proporranno anche in questo caso più di mezz'ora di musica, saranno 35-40 minuti di musica, cogliendo, il programma ve lo abbiamo dato nei particolari agli amici della stampa, alcune tra le pagine più suggestive dalla musica colta e popolare ad un tempo, giusta dunque per un giorno di festa, con degli strumenti che si caratterizzano molto per la capacità di coinvolgere anche in questo caso il pubblico. Quindi in conclusione, è un percorso, un appuntamento, quello che realizziamo insieme con l'amministrazione comunale in mezzo alla gente, cosa che a me, e credo anche all'assessore, è particolarmente cara. Il fatto che il Teatro d'Opera, che è il teatro della città, che rappresenta ed illustra questa città in Italia e nel mondo, possa sempre di più, è il mio auspicio, essere al servizio della città di Cagliari, nei luoghi popolari, nei luoghi d'arte, nelle piazze, dove ci sarà un'occasione per incontrare anche le persone e il pubblico che usualmente magari non vengono a teatro come i nostri spettatori abbonati. Un teatro fuori dalle mura a servizio della città, questo è lo spirito. Grazie ancora. Nella nostra mente il mercato di San Benedetto è il mercato dei cagliaritani, è un luogo di ritrovo, un luogo dove tutti hanno la memoria storica, giovani e meno giovani. In questa ottica abbiamo cercato di coinvolgere tutte le fasce di pubblico possibile, sia i normali fruitori, sia gli operatori, sia i turisti che sempre più spesso visitano la nostra città, il nostro mercato, sia quelle persone che per diversi motivi magari non riescono mai a visitare o frequentare il mercato, approfittando anche della giornata di festa, può essere un'occasione in più per far conoscere questa struttura. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere i bambini, ma anche i meno giovani, tramite l'associazione Circo Mano a Mano, che a Cagliari è conosciuta soprattutto per la realizzazione del Festival di Strada Saruga, i quali proporranno l'esibizione di trampolieri e giocolieri sia all'interno della struttura che all'esterno, in modo da coinvolgere magari anche un pubblico che non conosce magari l'evento, cercando di coinvolgerlo e portarlo all'interno della struttura. Abbiamo pensato anche a un intrattenimento musicale più commerciale, diciamo, coinvolgendo il quartetto del Mambo Django Quartet,
che è un quartetto conosciutissimo in Sardegna, che spazia da vari generi musicali, dal jazz al swing, passando anche per il valzer, quindi coinvolgendo diverse stili musicali che possono coinvolgere tutto il pubblico presente al mercato. E non dimentichiamo che il mercato comunque è cibo, quindi ci sarà anche una parte dedicata alle degustazioni, agli show cooking. Abbiamo previsto 3 interventi, uno alle 12 che sarà presentato dallo chef Mauro Ladu, che verterà soprattutto sulla cucina delle erbe, delle verdure di stagione, che in questo periodo sono tantissime, quindi verranno utilizzati tutti chiaramente materiali comprati all'interno del mercato dagli operatori del mercato di San Benedetto. Alle 13 ci sarà invece lo show cooking del cuciniere, come si vuole far chiamare, Davide Bonu, cresciuto all'interno del mercato di San Benedetto in quanto i suoi nonni possedevano un box, quindi lui è nato, la sua passione per la cucina è nata proprio all'interno del mercato di San Benedetto. Si esibirà nel reparto ittico, quindi al piano inferiore, cucinando una zuppa di pesce povero, che è un po' quello che è la tradizione cagliaritana. Si finirà alle 14 con l'esibizione dello chef Leonardo Marongiu, che invece proporrà una degustazione a base di carne di pecora, che è un po' la carne simbolo della Sardegna, quindi abbiamo cercato di unire tutti i gusti, tutti i sapori della Sardegna, utilizzando le materie prime comprate al mercato. Siamo ben felici di contribuire a questa manifestazione e lo faremo con le nuove tecnologie. Infatti noi ci siamo concentrati sul paesaggio sonoro del mercato e quindi col suono, con le sonorità che tutti noi sentiamo nel mercato quando entriamo nel mercato, appunto, a partire dalle voci degli operatori, dei clienti, di tutto il resto, abbiamo registrato delle porzioni di queste sonorità e anche di altre sonorità cittadine e abbiamo, come dire, fatto una serie di elaborazioni su questo materiale. Ecco, queste rielaborazioni saranno restituite il 2 giugno dalle 10 alle 12 sul mercato di Santa Chiara. Ci sono una serie di studenti che appunto proporranno le diverse interpretazioni di questo materiale, di questo materiale sonoro, di questa pasta sonora. Quindi diciamo che insomma, le nuove tecnologie cercano di incidere, di reinterpretare appunto delle sonorità, un paesaggio sonoro che invece è strettamente legato anche a dei richiami emotivi, emozionali, insomma. Questo è in generale, insomma, quello che andremo a fare il 2 giugno. Grazie.